L'Algeria smentisce categoricamente che un convoglio libico abbia oltrepassato il confine. Lo riferisce il Ministero degli Esteri algerino. In precedenza l'agenzia ufficiale egiziana aveva riferito che 6 auto blindate con a bordo alti dirigenti libici avevano attraversato il posto di frontiera di Hadames. Il giornalista algerino Faisal Metawi, raggiunto telefonicamente da Euronews. L'Algeria ha avuto relazioni strette con il regime di Gheddafi. Diciamo che l'attuale presidente Bouteflika, che era ministro degli esteri negli anni 60-70, ha avuto ottimi rapporti con i dirigenti libici. Se Gheddafi chiedesse rifugio in Algeria, probabilmente lo otterrebbe. Quindi l'Algeria aiuterà in una maniera o nell'altra il regime di Gheddafi per salvarlo dalla giustizia internazionale. La diplomazia algerina continua a comportarsi come durante la guerra fredda negli anni 70. Non riesce ad ammettere che le cose cambiano e che c'è un'accelerazione nella storia dei paesi del Maghreb.